Bella a tutti ragazzi, io sono Rob e benvenuti nel mio canale. Oggi parleremo di anime, ovvero vedremo quelli che sono i 10 migliori anime secondo gli italiani. Infatti prenderemo sempre in considerazione il sito Anime Click, che non è altro che un sito italiano che si occupa di recensire e valutare manga, anime e quant'altro. Quindi vedremo insieme quali sono, secondo gli italiani, i 10 maggiori anime di successo. Bene, iniziamo. Decimo! Al decimo posto, ragazzi, troviamo The Shining Stories. Con una valutazione di 8,85 e ben 5 recensioni. L'anno di pubblicazione dell'anime è del 2017 e in totale sono 12 episodi, ovviamente tratto anch'esso da un manga. Non ho mai sentito parlare, per cui non posso dirvi altro, solo se in classifica sicuramente si tratta di un bell'anime. Nono! A nono posto, adesso troviamo Steins Gate, sicuramente un anime più famoso rispetto a quello di prima, del 2011, con una valutazione di 8,88 e ben 90 recensioni. In totale conta 24 episodi e il genere è sicuramente quello thriller, psicologico, mistero, quindi comunque molto non si sa cosa potrebbe succedere con una lunedì notevole di mistero. Non l'ho mai visto, ma ne hanno sempre parlato molto bene, per cui sicuramente lo recupererò. Ottavo! All'ottavo posto, ragazzi, troviamo Cowboy Bebop, con una dotazione di 8,97 e ben 107 recensioni. Allora, pubblicazione 1998-1999, in totale conta 26 episodi. Il genere comunque è avventura, fantastico, praticamente si tratta di cowboy dello spazio, quindi principalmente molto questo, con un'altazione e molti combattimenti. E se non l'avete mai visto, sicuramente ve lo consiglio perché sicuramente è uno dei punti saldi degli anime. Settimo! Ragazzi, settimo posto troviamo Planetes con 8,99 e ben 105 recensioni. La pubblicazione va dal 2003 al 2004 e conta in totale 26 episodi. È lo stesso, tra l'altro, l'autore del manga di Planetes, è lo stesso comunque che ha fatto anche Vinland Saga, per cui non posso fare altro che consigliarlo, visto che Vinland Saga è un capolavoro, sicuramente anche Planetes lo sarà. Non l'ho ancora visto né comunque letto, sicuramente lo recupererò. Sesto! Ragazzi, sesto posto troviamo Legend of the Galactic Heroes con una valutazione di 9,03 e 15 recensioni. La pubblicazione è del 1988 e in totale conta 110 episodi, per cui molto lungo. Il genere comunque è fantascientifico, politico, guerre, combattimenti, quindi un genere un po' così, però non mi fa impazzire a me questo genere di mania, semplicemente perché è molto basato su combattimenti con pistole e robottoni, per cui anche no. Quinto! Ragazzi, a quinto posto troviamo Area di Origination, con una valutazione di 9,04 e ben 17 recensioni. La pubblicazione è del 2008 e conta 13 episodi. Il genere in questo caso è drammatico, slice of life, quindi comunque molto profondo in quel senso. Non è un genere comunque che io molto apprezzo, però penso di recuperarlo. Quarto! Ragazzi, a quarto posto troviamo Conan il ragazzo del futuro, con una valutazione di 9,09 e 51 recensioni. Ha una pubblicazione nel 1978 e conta in totale 26 episodi. Si tratta comunque di un anime post-apocalittico. E niente, comunque è un'azione avventura un po' vecchiotto, ma sicuramente se in classifica va recuperato. E bisogna ricordare che però questo non è tratto da un manga, ma bensì da un romanzo. Terzo! Ragazzi, al terzo posto troviamo Full Metal Alchemist Brotherhood, con una valutazione di 9,10 e ben 80 recensioni. La pubblicazione va dal 2009 al 2010 e conta in totale 64 episodi. Un genere ovviamente fantasy, azione, avventura, combattimenti. Mistero è veramente bellissimo, ragazzi. Io l'ho già visto, per cui non posso fare altro che consigliarvelo. Ed è superlativo. Si distingue dall'altro Fullmetal Alchemist che dovete trovare comunque anche su Netflix. Perché quello Brotherhood segue comunque perfettamente il manga, mentre l'altro dopo un po' fa un po' come quello che gli pare. Quindi vi consiglio invece la visione di Brotherhood e di lasciar perdere l'altro Fullmetal Alchemist. Secondo! Al secondo posto troviamo My Son Ikkoku, una valutazione di 9,14 e ben 82 recensioni. La pubblicazione è 1986 e gli episodi totali sono comunque 96. I generi comunque sentimentale, commedia, demenziale. Tra l'altro l'ho comunque trovato anche nella classifica dei migliori seinen come manga, quindi comunque se ancora in classifica anche nei migliori anime, così come anche Fullmetal Alchemist, significa che è veramente un manga, è un anime che va assolutamente recuperato, nonostante io non apprezzi gli shoujo, perché comunque questo è uno shoujo comunque sentimentale. Comunque parti che fanno molto ridere, che è comunque il tratto comunque della Takashi, che è poi è la stessa che scritto in Inuyasha, se non lo conoscete, e Ranma mezzo, e anche la Mu, tra l'altro, però
nonostante non sia il mio genere, penso proprio che lo recupererò, visto comunque le votazioni molto 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 alte che ha continuamente questo tipo di manga. E infine, primo! Ragazzi, al primo posto troviamo Lady Oscar, con una valutazione di 9,18 e ben 70 recensioni. La pubblicazione va dal 1979 al 1980 e conta in totale 40 episodi, anche essa diventa tratto dal manga omonimo. E il genere comunque drammatico, avventura, sentimentale. Sinceramente, ragazzi, l'ho sempre visto qualche episodio qua e là, però non mi sono mai soffermato su Lady Oscar, non mi ha mai incuriosito più di tanto, però visto che addirittura è prima nella classifica dei migliori anime, secondo gli italiani, penso che almeno lo recupererò e poi vi dirò un feedback di com'è appunto Lady Oscar in maniera effettiva. Però mi piaceva comunque parlare della rivoluzione francese e sicuramente va approfondita in maniera molto più marcata. Tra l'altro penso sia l'anime più bello secondo mia madre, quindi se lo dice lei, ragazzi, guardatelo, insomma. Bella ragazzi, il video finisce qua e ci vediamo al prossimo video con un'altra classifica. Bella!